Buonasera. Mi è caduto il pizzetto. Ce l'avevo qua. Mi è rimasto al dito. Buonasera, il paese presto avrà un governo, sarà un governo politico, politizzato, anche inciucizzato. Per quello che noi della Lega saremmo all'opposizione, siamo contrastizzati, ma non staremmo con le mani in mano. Non siamo standbyzzati, saremo pronti a dare battaglia, siamo task forcezzati contro gli sprechi, tolleranza zero. Sugli sprechi basta buttare i soldi dei cittadini. Di amico mio, sempre manà, amico di qua. Ma no, Umberto, cosa stai facendo? Sembra misirsi. Umberto, cosa stai dicendo? Di cosa fai, Umberto? Hai visto la scena di Balla coi lupi? La scena dell'amicizia, ma non te la ricordi? Cosa c'è? Che lui era sul Montarosso che diceva tu sarai il mio amico. Ma cosa c'entra adesso la scena di Balla coi lupi? Cosa c'entra la scena di Balla coi lupi? Non hai visto il mio filmato che ha mandato Crozza di me seduto al bar? Certo che l'ho visto, Crozza sono sempre io, solo che adesso sono Crozza parrucchizzato. Sì, è vero, scusa. Ti prego, Umberto. Ti tiri così con le spalle, sei peggio pirla dell'originale. Ti prego, hai Umberto, visto quando dai. Mi facevo le domande io non rispondevo? Facevo la parte di quello che non sa cosa rispondere, vergogna. Per tutelare te, per difendere te. Cos'è stato per me? Ti avrei mandato a cagare. Bravo. Ma ho voluto essere reale. È questo che ci insegna questa parabola. Sarebbe stato facile dire che io e te ci odiamo. Però lo stai dicendo adesso. L'ho detto adesso? Sì, Umberto. Scusa, siamo in diretta? Sì, siamo liveizzati. Posso salutare un amico? Prego. Ciao Friuli! Ciao! Umberto! Mi dispiace averti perso! Ti prego, Umberto! Allora... No, perché sarebbe stato brutto se avessi detto che hai perso il Friuli. L'hai appena detto, allora, però, Umberto. L'ho detto adesso? L'hai detto addetizzato. Mi dispiace, però io pensavo di salutarlo, perché io lasciavo a te la deduzione. Io lo salutavo, che basta, tu Umberto. L'avevi perso nella tua deduzione. Okay, ti dedis, il mio amico è malà. Li dedis, ti balla della pizza, ti prego. Ti pensi. Perché c'è la plastichetta. Ti prego, Umberto, basta. De Kevin, costenizzati. Lo ammetto, in Friuli abbiamo perso, ci siamo floppizzati. E che non ho detto niente sul Piemonte. Sul non Piemonte, detto, sul Piemonte niente. Cosa, Umberto? No, quella brutta storia di rimborsi. Quale? Che c'è in Piemonte. Ti prego. C'è coinvolto, forse Cotta. Ti prego. C'è quel Cotta che non prego. Non so se si capisce, gioco, ecco, di parolaie. Ecco, bene, l'hai appena detto, non volevi dirlo, l'hai Vabbè. Detto. Comunque una montatura della stampa regimizzata. Si è trattato di piccole spese, comunque è tutto chiarito, desospettizzato. Però io volevo ricordarti che, però, perché vedi che io sono tuo amico, ricordatelo quando ti parlo poi, perché sono stato bravo a non dire che ci odiamo. E l'hai detto adesso. A non dire che hai perso il Friuli, non l'ho detto. L'hai detto a non dire che il Piemonte scricchiola. L'hai detto, e basta con questa storia che non dici, stai dicendo tutto. Umberto, cosa c'è sotto? Sei gattacigovizzato. No, io vorrei solo che, te ne accorto. Vorrei solo che tu sorvolassi su una questioncella. Quale questioncella? Roba da niente, prego, bobello. Roba da niente, bobello. Umberto, quale questioncella, ti prego? No, perché sai che io c'ho un figlio, no? Sì, due. Ma non quello con le branchie. Esatto. No, quell'altro, quello con le barche. Con le barche? Non so niente. Non so niente, no, non ho informizzato. Quali barche? Ma i giornali, li leggi, io li usi solo per pulire i vetri del pirellone. I giornali li metto dentro le scarpe così non si sformizzano. Cos'è successo? Come siamo messi male? No, niente di grave. Hai presente il Riccardo? Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo. Umberto, ti prego, no, ti lui prego. Ha questa grande passione per il mare. E qui c'è un articolo che dice che forse si è comprato un piccolo natante, ma è tutto da dimostrare. È tutto da dimostrare. Cosa, Umberto? Cos'è da dimostrare? Dimostrare che. Che non so perché i soldi erano quelli della Lega. Eh no, Umberto!
Ma così mi stai decredibilizzando, Umberto! Ma infatti, ma è da dimostrare, perché l'articolo dice questo. Io non ci credo a questo articolo qua, è da dimostrare. E comunque si parla di niente, di una barchetta. Sono quelle cose delle barchette che fai... Tipo gommone, un gommoncino, un canotto, gommone. Manimana. Un po' tipo meno gonfiabile che il gommone. Un pattino, tipo un pattino. Un pattinetto, secondo me. Manello. Manino, un po' più lungo. Una barchetta a vela? Un po' meno etta e senza vela. E quindi? Vogliamo darci un nome? Vogliamo, ti prego, Umberto, io non posso perdere tempo. Che cosa si è comprato? Vogliamo chiamare Iotterello. Iotterello? Quanto è costato, Umberto? Di che cifra stiamo parlizzando? Con IVA? Ti prego, IVA. Umberto, dimmi quanto ha speso, ti prego. €2,000 Non si è capito? Non si è capito? No. Te lo dico in arabo. Umberto, dimmelo, ti prego, Umberto. Fammi fare, firma una telefonata alla regia. Pronto, regia? Perché telefono alla regia? Togliete l'audio a Maroni, perché sennò sono dei manà. Grazie. Ti prego, dimmelo, Umberto. Stando al giornale. Sì, stando al giornale, ti prego. Giornale dietro. Umberto, dimmelo! €2,500,000 Ma. Meno male che non si sente cosa dice, siamo in fascia protetta. Tra l'altro, il personaggio ai bambini piace. Una cosa che gli piace non è che sta così con questo testo, sono cose forti. Forse ho finito, aspetta. Ok, potete ripristinare l'audio, regia. Non ho sbagliato, non ho finito. Ciao, Pirlone, com'è che stai? Ciao Umberto, come stai? Ciao Umberto, perché non parla? Cosa fate? La trocca buchi? No, gli ho tolto l'audio. Ma per cosa no? Se poi ti spiego. Vabbè, comunque, senti Capone, cos'è sta notizia? Perché sei andato a Roma e mi hai fatto fuori dall'Expo? Perché? Cos'è che non parli? Ti si è seccata la lingua? Ho tolto l'audio. Cos'ha, una tracheite cronica dovuta al restringimento della zona submandibolare? Spiegami perché! No, ma se ti ho detto che ci ho tolto l'audio... Ora, ma ripristinalo! Glielo rimetto! Regia, glielo puoi rimettere! Ti prego, Umberto, non... sì, prego. Così puoi rispondere a Roberto, ti ha fatto una domanda, no? Ti ho fatto una domanda, devi rispondere, ragione Umberto, rispondi! Ciao, Roberto, io ho fatto che ci hanno desposizzato, non so niente, ha deciso tutto a Roma! Tranquillo, rilasciati! Vuoi fare il tuo commissario dell'Expo? Bene, ottimo! Buon pro ti faccia, tranquillo, sono venuto solo a farti gli auguri. Posso fare gli auguri al mio amico Maroni? No, sarà forse omosessuale. Allora auguri e figli maschi. Posso dire auguri e figli maschi? Dillo, auguri e figli maschi. Scusate, auguri e figli maschi. Possiamo lasciare, scusate, possiamo lasciare stare i figli maschi, perché? Per favore. Ah, bene, neanche i figli maschi. No, perché? Ottimo, l'ho ho sentito dire, mi è arrivata questa voce. Sì. Che c'è il caso che vengano su dei coglioni. Bene. Ma sono voci, eh. Allora, figli maschi, quindi. No. Bene, allora, figli, sì. No. Sì. Ma come no? I figli, però? Sì. Sì. I figli, sì. No. I maschi? No. No. Oh, bene, i maschi? I maschi? No, non cantate, vi prego. I maschi, no. Non cantate, vi prego. I maschi, no. Ma basta cantare. I maschi, no. E noi lo accettiamo. Ma basta cantare. I maschi, vanno. Esatto. Formigoni, non c'ho figli? Sara, fosse omosessuale? Noi pensiamo, noi pensiamo. Poi immaginiamo. Perché lui... Che bello, ma non sembra. Forse però, meglio di no, fermarci qui. Ma no. Continuate a seguirci con le avventure della macro regione del nord. La macro ciao, regione Friuli. Del nord. Saluto il Friuli. Sì, ciao Fogo. Ciao. E fra poco, ciao, non perdetevi. Tra poco il Briatore. Briatorone, che divertimento.